cioè non è che siamo noi, non è che Dio o lui, per cui il ricorso fatelo con le associazioni di categoria, non è che noi diciamo di no, fatene tanti, una marea di ricorsi. Noi prospettiamo una ipotesi che può essere immediatamente, se l'amministrazione fosse d'accordo, immediatamente raggiungibile. Se no i ricorsi uno li fa per mille motivi, non è che noi gli diciamo di no, anzi fateli, ma il titolare del ricorso è l'utente, non è il gruppo consigliare, perché questo se no... Allora andiamo avanti, Giacomo, uno alla volta, Gianni Santoro. Allora, sono state più volte chiamate in causa le associazioni dei consumatori, quindi io parlo a nome dell'associazione dei consumatori. Io rappresento la Fede dei consumatori, ma siamo in 5 associazioni che stiamo seguendo questa vicenda. Insieme o ognuno per parte? Consum, c'è l'ADOC, c'è MDC e c'è l'ADISME. E noi abbiamo parlato in questi giorni, quindi ci sono stati 2 comunicati, quando abbiamo da dire lo diciamo. Questo lo dico perché leggiamo sul giornale, le associazioni stanno preparando i ricorsi, facciamo, possiamo. Cioè, noi stiamo portando avanti un confronto in questi giorni, che è il corso su cui stiamo lavorando, e al termine di questo confronto riferiremo alla città le conclusioni a cui siamo arrivati. Però ecco, io qui mi corre l'obbligo di fare alcune considerazioni, insomma, che possono in qualche modo completare il quadro. Intanto su una cosa siamo d'accordo, i cittadinovesi hanno tirato una bastonata, e su questo credo ci sia poco da dire. All'origine di questa bastonata c'è la decisione dell'ADO. La decisione dell'ADO, che da un lato ci sono tutte le considerazioni di carattere politico che voi avete fatto, il confronto, diciamo, che investe il territorio. L'ADO non è Civitanova, l'ADO è un territorio ampio che appunto riguarda tanti comuni e in cui si sviluppa una dinamica tra le varie amministrazioni, forze politiche, tutti quelli che hanno voce in capitolo, ma ci sono anche i diritti dei consumatori che in questo caso vengono chiamati in causa. Noi siamo chiamati proprio a tutelare quei diritti, e la decisione dell'ADO, che l'ADO sostiene ineccepibile, e non poteva essere così, secondo noi, ecco, qui noi andiamo molto più cauti, perché dire illegale bisogna dimostrare, cioè non è che scrivere un articolo sul giornale ci può dare la soddisfazione, no, dire che è illegale, se l'ADO ti dice che è ineccepibile c'è un giudice che decide. Quindi se si vuole prendere la via dei tribunali, i consumatori che decidono di prendere quella via sono liberissimi di farlo, domani mattina vanno all'avvocato, se lo fanno, e si fa, cioè significa questo. Quindi bisogna che un attimino, quando si dicono certe cose, ci si rifletta. Noi come associazioni, per proprio costituzione, siamo per non far decidere ai tribunali sui diritti dei consumatori, ma siamo per trovare mille strade alternative per tutelare questi diritti. Ci sono i protocolli di conciliazione, ci sono le autorità, ci sono le ADR, ci sono svariate, che noi prima percorriamo tutte quelle, prima, in ultima analisi, se non c'è proprio niente da fare, è chiaro che ci sarà un giudice che decida. Quindi su questa questione bisogna essere molto, diciamo, molto, avere molto bene chiaro questo aspetto. Un problema, quello della legittimità della decisione, che non riguarda solo Civitanova. Se la legittimità della decisione viene messa in discussione, riguarda tutto l'altro, quindi riguarda tutti i comuni e tutta la decisione che è stata assunta. Quindi questa questione qui è un altro aspetto che va tenuto in conto, e su questo noi abbiamo
aperto la discussione con l'ATO, perché l'ATO sostiene che la decisione è legittima, ma la certezza non ce l'ha nemmeno l'ATO, non ce l'abbiamo noi, ma non ce l'ha nemmeno l'ATO. E allora abbiamo detto: mettiamoci intorno a un tavolo e vediamo se ci sono delle misure che possono in qualche modo, diciamo così, alleggerire questa bastonata. La discussione è appena iniziata, l'altro giorno abbiamo fatto l'incontro, quindi la prossima settimana ci saranno nuovi incontri e quindi alla fine, dicevo, riferisco. Il sindaco partecipa a questi incontri? Il sindaco di Giulio no? No, gli incontri noi l'abbiamo chiesto, ci siamo mossi. Capito, ma l'altro è anche il sindaco di Giulio no? Noi ci incontriamo con l'altro, se io chiedo un incontro l'altro risponde. Scusate, la polemica politica io la capisco. No, io ti ho fatto una domanda, non sto facendo una polemica politica. Ti sto dicendo, siccome uno si incontra al lato, non è che principi e fiordomo, fordomo è il presidente, principi il direttore, il lato è costituito da un comitato di coordinamento dei sindaci di cui fa parte Ciarapica. Ti chiedo se a questi incontri il sindaco era presente, che fa parte del lato. Secondo te? Le associazioni di consumatori che vogliono aprire un confronto con l'ATO vanno a chiedere il confronto con l'assemblea dei sindaci? Io credo che uno dell'esperienza tua dovrebbe riflettere. Non l'assemblea, io ti parlo di coordinamento. Noi abbiamo chiesto. Ma la vostra posizione qual è? Perché io questa. La nostra posizione. Stiamo in ordine, dai. Finisce Gianni, scusa se sono venuto, era la mia Noi siamo andati in primo luogo a rappresentare all'ATO il disagio. Vabbè, ognuno però qui non è che c'è i portatori della verità, ognuno dice il suo punto di vista. Fate finire Gianni. Scusate, io sto raccontando quello che stiamo facendo, se interessa bene, se no. Ne parleremo quando faremo la nostra iniziativa. Allora, per quanto riguarda quindi il confronto con l'ATO, noi siamo andati intanto a rappresentare il disagio degli utenti di Civitanova che hanno piato la bastonata, quindi gli abbiamo detto: ma vi siete resi conto quando avete preso questa decisione quello che significava? Questo era doveroso. Poi abbiamo messo qualche dubbio sulla legittimità, che ci è stato risposto che la decisione è ineccepibile, abbiamo offerto una disponibilità al confronto per studiare metodi alternativi ai ricorsi. Tutto qui. Se volete fare i ricorsi domani mattina, chi vuole fare il ricorso? Però sappiate che il ricorso da parte la stampa sola. Con Principe. L'altro giorno l'incontro è avvenuto con Principe, ma noi abbiamo chiesto al lato, poi l'ato, noi la richiesta la rivolgiamo al lato, poi l'ato si presenta. No, voi avete parlato con Principe. Scusa, Sartoro, questi vizi di ragazzi, aspetta, allora, va avanti. Finisco. Poi basta. Sì, ce l'ho. Poi basta, perché la trattativa non la facciamo qui dentro, il confronto vi sto raccontando quello che facciamo. È chiaro, grazie. Quindi abbiamo rappresentato questo, ci siamo riconvocati. Quindi non so dirvi quali saranno le risposte dell'ATO, non ve lo so dire, né so dirvi in base alle risposte dell'ATO quelle che potranno essere le mosse successive, perché è chiaro che finché stiamo a valutare la legittimità dell'ATO lì dobbiamo rimanere. Poi vedremo successivamente quello che saranno le mosse successive. Naturalmente questo aspetto, questa discussione non nega a nessuno di tutelarsi i diritti come meglio ritiene. Noi abbiamo appreso che ci sono associazioni che stanno presentando i ricorsi, ci piacerebbe saperlo perché noi non lo stiamo facendo. In questo momento stiamo percorrendo tutte le strade alternative a quelle che è far decidere a un giudice, perché
Normalmente, diciamo, questa questione sappiamo che la decisione avverrà fra anni, eccetera, eccetera. Quindi ecco, queste sono le considerazioni che noi facciamo. Oggi non siamo in grado di dire di più, perché appunto il confronto è appena iniziato, ci siamo riconvocati, quindi significa che c'è materia per discutere. A giovedì prossimo. Posso dire però quando avremo gli elementi, noi faremo un'assemblea e volevo chiedere per cortesia questi indici di legittimità. Abbi pazienza, sì, però non so io l'interlocutore parlo con te. Allora, voi siete cinque associazioni che conosco perché stavo anch'io nel tavolo regionale. Tu hai parlato di un esame preliminare all'incontro di alcuni indici di legittimità. Mi piacerebbe sapere. Sì, c'è anche quello che ti sta a cuore. È vero. Quali sono? È vero. Nella foga, se mi interrompete. Sì, grazie. Ci ho lasciato una cosa importante. Tra gli adempimenti che dovevano essere fatti, quello dell'informazione degli utenti è un adempimento importante. Questo è mancato e questo noi abbiamo contestato all'ADAC. All'ADAC sarà contestato all'ADAC perché anche l'ADAC ha le sue responsabilità. Quindi questa questione qui è sul tavolo della discussione. È sul tavolo della discussione. Allora, ringrazio Santori, aver chiarito alcune cose perché mi sembrava utile sapere che cosa stavano facendo l'associazione dei consumatori, visto che anche per me, come diceva Carla, la questione della legittimità è la questione centrale, certo, in questo discorso, perché al di là delle proposte che capisco che possano essere un ragionamento al disagio, però la questione della legittimità, quindi se le associazioni vanno avanti, se quello... La legittimità è l'utente che è il danneggiato e chi ci ha detto lo fa, noi assistiamo. Posso un attimo così razionalizziamo una cosa? Allora, i livelli delle discussioni sono necessariamente due, no? E non si può sfuggire a questa duplice valenza. Una questione riguarda il singolo utente consumatore che in qualche modo spera, adesso abbiamo sentito le associazioni dei consumatori, di essere tutelato, no, nel suo diritto individuale, che non è un diritto collettivo, dalle associazioni dei consumatori, dei professionisti, eccetera, eccetera. L'altra questione invece è politica, non bisogna nascondersi, che è quella che cerca di trovare intanto una soluzione, no? Che in qualche modo di cui possano beneficiare delle famiglie che stanno più in difficoltà, perché adesso io mi trovo comodo a dire vabbè, se mi arriva una bolletta di 100 euro la pago, ma ci sono moltissime famiglie che poi non hanno questa possibilità e che non gli è neanche sufficiente la rateizzazione che gli propongono, perché nel frattempo arrivano le bollette più alte, no, con la tariffazione del 2019. Quindi sono due livelli diversi. Partiamo dal primo perché per me è più semplice, perché per me è tecnico, quindi è più semplice. E quindi parlo in questo senso anche all'associazione dei consumatori, tenendo conto che qui dentro abbiamo tutti lo stesso interesse, ok? Quindi non ci dobbiamo far cagnare tra noi, bisogna trovare una soluzione che sia condivisa. Allora, quando le associazioni dei consumatori si mettono subito intorno a un tavolo, la forza contrattuale che hanno le associazioni dei consumatori è: noi facciamo ricorso. Perché? Perché le associazioni dei consumatori, come so che avete fatto, approfondiscono la questione prima di andare al tavolo e hanno la forza di dire: questo atto è legittimo per queste due o tre considerazioni che io vi faccio subito, così togliamo, sgombriamo il campo da questo problema. Le tariffe sono determinate da un atto amministrativo. Gli atti amministrativi ontologicamente, quindi per loro natura, non possono essere retroattivi, salvo che non disponga diversamente la legge. Punto. Questo è quanto. Ci sono state molte controversie in passato, anche amministrative, c'è un Consiglio di Stato che dice questo. Mentre per quanto riguarda le bollette ci sono molte sentenze dei giudici di pace, per quello che possono contare in termini di, no, di spessore rispetto a quello del Consiglio di Stato, che hanno affrontato questi problemi. La conclusione di tutto questo andamento giurisprudenziale è stato uno solo,
si applica la normativa relativa agli enti locali, quello che diceva prima il ministro Mette Silenzi, per cui sì, effettivamente la tariffa può essere retroattiva ove questo aumento venga deciso entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'ente pubblico. In questo caso è marzo, aprile, maggio, secondo gli anni in cui ci sono i decreti ministeriali che rinviano la decisione. Sul sotto di questa, diciamo, non opinione ma certezza, l'ATO fa una delibera, è stato detto prima, in cui dice le tariffe possono partire dal 1° gennaio 2018 ove vengano determinate entro il 30 giugno 2018. Questo dice l'ARERA, che è quella delibera che principi nel vostro tavolo quando vi si siede vi dice: sai, l'ARERA ci ha detto che era attrattiva la tariffa. No, l'ARERA dice che la tariffa è retroattiva al 1° gennaio se tu la approvi entro il 30 di giugno. La delibera, le tariffe sono state approvate il 12 ottobre del 2018, quindi non possono essere retroattive. Non c'è un'altra considerazione da fare. Questo però non riguarda, o meglio, ci riguarda per spiegarlo, però oggettivamente non è una tutela che la politica può dare. È una tutela che, diciamo, la politica può fare in formazione, ma nella realtà poi sono le categorie, le associazioni, i professionisti, anche individualmente le persone che fanno che cosa? Adesso ne ho fatto una ventina di fotocopie, ve le do dopo, vedete. Fanno il reclamo all'ATAC, sempre non è un contenzioso ancora, con delle motivazioni che vi ho scritto, vi do, no? Fate il reclamo, successivamente a questo reclamo, direi quasi contestualmente, fate istanza di conciliazione alla Camera del Commercio, dopodiché anche lì non vi daranno soddisfazione, ci sarà il giudice di pace. Ma attenzione, questo lo dico all'associazione di categoria, attenzione, perché è vero quello che avete detto, cioè ci vuole il tempo per arrivare alla soluzione, ma più tardi incominci, più tardi arriva la soluzione. E secondo me, e ve l'ha detto forse qualcuno, perché se non ve l'hanno detto ve lo diranno, se ci fosse la sentenza di un giudice di pace solo, di una sola bolletta che determina l'illegittimità, l'ATO fa una delibera e toglie, no, questa aumento retroattivo a tutti, perché hanno bisogno della giustificazione giudiziaria per non andare incontro a delle responsabilità di carattere contabile, no? Perché hanno determinato in modo illegittimo la retroattività della tariffa. Ma diciamo un'altra cosa, e qui entra la politica che si incastra con gli interessi del singolo cittadino. Qual è l'incastro? L'incastro è che comunque se oggi l'assemblea dell'ATO decidesse di annullare la delibera, no, perché la retroattività riconosce che è un fatto illegittimo, cosa che potrebbero fare tranquillamente i sindaci, il buon principe starebbe tranquillo perché sarebbe coperto dalla sua responsabilità personale di dirigente, okay? Quindi la politica oggi si potrebbe assumere questa, diciamo, responsabilità. Rispetto a questo, allora, noi cosa chiediamo? Due cose. Una cosa al sindaco, diciamo, ma chiedi al buon il presidente dell'ATO di convocare l'assemblea dell'ATO per rivedere questa deliberazione. La cosa più banale, vai in assemblea, voi vi dite i sindaci, poi gli altri non sono d'accordo perché ci guadagnano, però intanto fai questo, intanto dimostri, e questo aspetto politico ma me lo dovete far passare, che io ho un sindaco che quantomeno guarda gli interessi miei, perché io l'unica occasione in cui posso, anzi che pretendo campanilismo, e quando un sindaco mi rappresenta in un contesto dove ci sono altre città che hanno interessi diversi. Se non facciamo neanche questo, allora che ci stiamo a fare la politica? Questo è un problema nostro. Quindi chiediamo questo, lo fa il sindaco? Non lo so, non penso. Però se lo facesse e non riuscisse, il sindaco gli diamo anche una via d'uscita, perché gli diciamo: guarda che nella logica della spesa pubblica, nella logica della spesa pubblica, quando tu vai a decidere, faccio un spettacolo in piazza piuttosto che uno spettacolo in piazza, pago 10 bollette alle famiglie, io faccio una scelta di strategia, dico pago 10 bollette alle famiglie. Quindi io utilizzo quei soldi pubblici per un interesse che io, assumendomi la responsabilità, ritengo pubblico, piuttosto che fare uno spettacolo. È una scelta. È una scelta politica importante, perché la
scelta politica che avvicina la politica ai cittadini, perché va incontro alle esigenze dei cittadini. Quindi quando noi diciamo, signori, qui c'è questa possibilità, gli dobbiamo dare forza a questa possibilità, perché noi siamo minoranza in questa occasione, non abbiamo la forza da soli di fare questi passaggi, abbiamo la forza di proporli, ma per poterli portare avanti, per poter dare soddisfazione agli interessi di ciascuno di voi nella doppia e duplice funzione, cioè l'interesse individuale a non pagare una bolletta perché è legittima e nell'interesse individuale, ma questo anche collettivo, di non sborsare soldi che io non ho, perché bisogna anche pensare al vicino di casa che non riesce a pagarla questa bolletta, allora serve l'impegno di tutti nella semplice raccolta delle firme per dire noi vogliamo che il comune di Civitanova Marche faccia questa scelta di strategia. Io scelgo che il comune si avvicini alla gente, paghi loro le bollette perché i soldi pubblici ci sono, tenuto conto peraltro che l'ATA, adesso fatemi fare questa battuta, aveva fatto pure richiesta del codice per farsi investimenti finanziari con questi soldi, di che parliamo? No? Allora utilizziamoli per la soddisfazione delle persone. Questo è lo scopo di tutto. Quindi l'invito che faccio io adesso in questo momento qual è? Alle associazioni di categoria sicuramente di trattare con l'ATO, ma andarci anche con la consapevolezza che hanno delle ragioni e le hanno vere, non inventate. Cosa chiedo ai cittadini? Signori, vi lamentate giustamente, mi lamento anch'io, ma se vi lamentate giustamente incominciate a evolvere rispetto a una proposta che vi fa la politica, che per, è una di quelle poche volte che la politica vuole coinvolgere rispetto alla soluzione. Quindi attivatevi anche voi, perché avrete soddisfazione non per noi, perché poi alla fine quando andrete a votare questi passaggi verranno tutti dimenticati, ma sicuramente per voi stessi. Quindi vi attivate e avete probabilmente la possibilità di risolvere questo problema. Quindi l'invito è alla massima partecipazione, alla massima attenzione, perché non basta a volte solo lamentarsi, ma bisogna anche cogliere le occasioni che la politica, molto raramente, però in questo caso, no, praticamente concede. Ma la tariffa, le bollette, la tariffa diventa sistemica però. Aspetta, aspettate. Allora, il problema della strategia politica sulla bolletta, no, sulla bolletta, sulla tariffa, perché la bolletta... Sulla tariffa è un problema serio. Nella realtà quello che un esperto come te mi dovrebbe chiedere e che adesso bisogna organizzarsi pure ad avere è: ma scusa una cosa, fammi un po' capire come è calcolata questa tariffa. No? Perché nella realtà nessuno di noi, e penso che forse le associazioni dei consumatori l'avranno pure chiesto, immagino, questa cosa, perché hanno la loro capacità e quindi sicuramente l'hanno fatto, nessuno di noi ha i dati sui quali è stata calcolata questa tariffa. E tenuto conto che le proiezioni che l'ATAC fa non erano state comprese, ma neanche dal lato, perché non pensavano che avesse uno sviluppo così drammatico per Civitanova, io ho l'impressione che, cioè, qui sono molte le persone che non sanno quello che stanno facendo, veramente tante. Guarda, cioè, veramente io sono su questo punto, cioè mi sono convinto quando la tabella, adesso mi sono portato la chiavetta, possiamo anche vederla, la slide che l'ATO fa, perché questa decisione non è, come dice Regini, il principe la sottoposta al presidente, il presidente la sottoposta all'assemblea. Ad aprile il comitato di coordinamento dei sindaci decide e dà il là, è l'unica riunione a cui partecipa Ciarapica, decide di attuare la tariffa unica. Dopodiché, principi, con le aziende struttura questa tariffa, e la slide che viene data alle aziende prima dell'assemblea che approva c'è scritto al millesimo quello che è, tutta la dinamica, voglio dire, complessa. Ma quando io vedo che tra la vecchia tariffa e la nuova tariffa c'è un 9% per Civitanova, è presto fatto, ragazzi, perché 7 milioni, 7, ma come lo devo dire? 7 per 9 quando fa? E qui 630 mila euro in più che bisogna pagare, poi che sono divisi in maniera strana. Questo va benissimo, no, però il problema della tariffa... Che poi l'assemblea di ottobre...
dico di più, certo. Io dico di più, così mi ascoltate anche voi. I 7 milioni che vengono incassati con l'acqua, come vengono spesi? Nel 2016 al Tennacola noi paghiamo 700.000 euro per depurare, sì, ho rivisto l'appunto, perché questa è tutta roba che se uno segue il settore lo sa, se non lo segue non lo sa, è un ginepraio che passa sopra la testa di tutti, per cui se tu devi intervenire su un problema così devi approfondire, questo è il punto. Per cui per il depuratore, perché l'acqua che noi prendiamo dai pozzi del Chieti, con tutto quello che dice Medeo, l'inquinamento, il basso bacino, sono stati assolti, c'è stato un patteggiamento e via discutendo, tutte le cose brutte che sono avvenute perché c'è stato un danno al patrimonio dell'umanità, un magistrato ha detto quando si è inquinate le falde acquifere perché questi delinquenti, i solventi li buttavano sui campi e venivano assorbiti nei pozzi. Nei pozzi, poi nei campi, adesso pozzo non pozzo, andava sulle falde. Per cui però questo è tutta un'altra partita. Allora, l'acqua del Chieti, miscelata, perché l'acqua del Tennacola viene miscelata con l'acqua nostra. Perché l'acqua del Tennacola non è acqua di montagna, forse i pozzi sarà meglio, sarà peggio, ma il fatto sta che queste due acque vengono miscelate e depurate. Nel 2016 si spende sui 400.000 euro, allora 700 al Tennacola, 400 vengono date per la depurazione, poi ci sono le spese del personale, poi ci sono i servizi per conto terzi, poi c'è la depurazione. Allora questi 7.000 euro ad esempio nel 2016 hanno prodotto alla fine un utile di 320.000 euro con l'acqua che è andato sul bilancio dell'acqua. Allora noi dovremmo analizzare bene che fine fa sti 7 milioni di euro, io sono convinto che rimane molto di più. Se tu destini 1 milione per gli investimenti ricade sulla tariffa, cioè la tariffa perché non ce la... ci accusano che era bassa, perché la politica dell'ATAC in questi anni, in questi ultimi decenni, è stata quella di abbassare le spese di investimento, che è opinabile, abbassare le spese di investimento perché non spendendo milioni per fare le reti, per riparare nel 2012 era il 58% quello che si disperdeva. Adesso stiamo al 46, cioè tu paghi in pratica metà dell'acqua che si disperde. Non hanno fatto investimenti, perché se facevano gli investimenti, quegli investimenti andavano sulla bolletta e aumentava la bolletta. Un po' la politica che è stata fatta sui rifiuti, che il comune dava 1,5 milioni del proprio bilancio per tenere basse le tariffe dei rifiuti. Poi c'è stata lì una legge nazionale, la Tarsu, che disse spendi 100 devi incassare 100 dei cittadini, non c'è niente da fare, non puoi dare tu dei soldi. Allora su quei 7 milioni io sono convinto che andando a vedere il bilancio, io sono convinto che c'è un margine che se ripaga quella rata che diciamo al di là degli utili. Questo è importante perché questo coincide con, cioè, con le tariffe, quindi coincide anche con l'interesse individuale. Questo che è un interesse collettivo coincide con l'interesse individuale, perché io la mia tariffa che pago oggi la pago in ragione di queste economie, no? Che probabilmente se bene venissero fatte mi tengono la tariffa relativamente bassa. Però il problema è sempre che c'è una tariffa unica. Cioè... No, aspetta, ultima cosa. Questo no, sì, sicuramente però. Serve questa cosa che ti sto dicendo. La ultima questione all'associazione di categoria e ovviamente agli utenti cittadini. Sono altre due, ci sono altri due profili di illegittimità. Cioè non c'è solo la retroattività, c'è la bolletta che viene inviata nel 2019 che invece doveva essere inviata nel 2018, c'è una sentenza del giudice di pace del 2017, quindi molto recente su questa vicenda.
che è importante. E la seconda questione è: ci sono alcune persone che giuriscono perché la loro bolletta è bassa, però non si avvedono del fatto che noi in bolletta paghiamo sempre il 10. Siamo tutti a credito. E siamo tutti a credito. Stranamente, 14.000 famiglie a credito. Allora, 14.000 no, però c'è 14.000. Posso un attimo credito, una precisione. Posso si fare? 3 minuti, Giacco, dai. Io sono sempre più corto di lei. Sì, ma io rappresento il popolo, Giacco. Tu sei parte del popolo. Tutte le riunioni di la parola. Allora, il sindaco, l'attuale sindaco, lo facciamo noi, l'attuale sindaco, ha fatto una proposta che va contro le previsioni che sono scritte sull'arena, cioè a dire se una famiglia è composta da più persone viene data una diciamo fratellizzazione oppure una facilitazione. Questa cosa è iniqua perché è stato previsto dall'arena, è stato previsto tra le considerazioni che dice chiaramente il successivo DPCM del 13 ottobre adottato in forza dalla citata previsione stabilendo l'articolo 1 che il quantitativo minimo di acqua potabile necessaria al soddisfacimento dei bisogni essenziali è fissato in 50 litri per abitante al giorno, quindi è già delimitato chi è che ogni abitante deve avere 50 litri al giorno, questo è un punto saliente. Per quanto riguarda quello che diceva Regini, c'è anche un punto tra le considerazioni che dice chi inquina paga, quindi nel settore industriale se c'è uno che inquina va a incidere su tutti gli industriali che hanno collaborato a inquinare, cioè devono, quindi c'è chi inquina paga. Per quanto riguarda i bonus è previsto utenze disagiate e bonus, quindi non può rientrare quel discorso che fa il sindaco Ciarapica di dire io se c'è una famiglia di 4 persone facilito, se c'è una persona non lo fa, non lo fa Ciarapica, questa è una direttiva dell'area e lo fa per tutti i comuni, Ciarapica non fa niente, ma l'hai letta tu, ma l'hai letta questa direttiva era preesistente questa. Questo non è un tribunale, non so, hai detto questo. Io ti dico che non è così, punto, allora, ho capito, così facciamo sempre autogol però. Ci sono altri? Sì. Allora, chi è? C'è qualcun altro che deve intervenire? Prego. Paragona, associazione consumatori di Torino. Per favore, o vieni qua al microfono. Provocano il più forte. Allora, zitti. Così magari si fa più silenzio. Sangue, allora, intanto grazie per l'invito che abbiamo ricevuto dai giornali di essere presenti a questa assemblea. Su tantissime cose, la ricostruzione fatta da Giulio Silenzi è assolutamente ineccepibile, nel senso che sono state raccontate in premessa quelle che sono state le situazioni che hanno portato a questo tipo di decisione. Siamo tutti qui, lo ricordava Stefano Ghio, per trovare una soluzione per i consumatori, no? Per i cittadini, per le persone che si trovano ad aver avuto questo salasso che è oggettivo e inequivocabile. Su questo, grazie dei consigli che vengono dati dalla politica alle associazioni, tecnicamente noi abbiamo denunciato l'illegittimità. Però un discorso è aprire una strada di ricorsi, di solito è sempre alternativa ad aprire una soluzione politica. Chiaramente lo utilizziamo come strumento di pressione. Sappiamo tutti che nessun ricorso è gratis e che non c'è una giustizia, il miglior avvocato, e ci sono ottimi avvocati che hanno parlato questa sera, sa benissimo che su questa situazione non c'è un orientamento giurisprudenziale che sia consolidato, nel senso che le norme
faccio un esempio proprio tecnico, l'unico esempio tecnico che faccio è proprio che venivano le domande che l'aumento delle tariffe deve essere fatto, può avere effetto retroattivo solo qualora venga fatto entro il tempo di che anche i comuni, gli enti locali per poter approvare il proprio bilancio. Negli altri anni è arrivato anche fino a fine anno questo tempo, perché è stato prorogato da una legge dello Stato, e quindi le cause che ci sono state in passato sono cause che riportano, è vero, degli aumenti che retroattivi, ma che sono stati vinti dall'autorità perché il tempo di approvazione del bilancio preventivo era stato prolungato talmente tanto che alla fine, anche se venivano approvati nella seconda metà dell'anno, si stava dentro questo tempo. Il primo caso è negli ultimi due anni che non ci sono state queste proroghe, che quindi il tempo si è fermato al 31 marzo, prorogabile a giugno. Quindi questo è una situazione su cui non esiste un orientamento giurisprudenziale, quindi è chiaro che noi come Grimaldello lo utilizziamo, ma è chiaro anche che il nostro compito per tutelare le persone è farvi ottenere il maggior risultato possibile con meno spesa, perché se io vinco un rimborso di 100 euro, ma ne ho spesi 500, perché anche alla Camera di Commercio non è gratuito, per cui va detto, insomma, il giudice di pace non è gratuito, anche il giudice di pace non è gratuito. Detto questo, non è che rinunciamo a una strada propria che è quella del ricorso, perché alla fine potremmo decidere, per tutelare i cittadini, di fare dei ricorsi pilota, perché questo, come vi ha ricordato giustamente dall'avvocato Ghio, nel momento che c'è una pronuncia favorevole dopo vale per tutti. Però siamo intenzionati a farlo al termine di una contrattazione che è partita con l'ATO, ma l'ATO chiaramente sta facendo pressione anche col comune di Civitanova, perché è una soluzione di fronte a una situazione che noi abbiamo giudicato anche sui giornali, detto illegittima e iniqua, rispetto a questa cosa aspettiamo che ci sia un tavolo che permetta di trovare una soluzione. Se partiamo prima con le forze rispetto a quella che è la trattativa che teniamo, probabilmente non riusciamo a tenere in piedi, il tavolo si chiude il momento dopo. Chiaro, non abbiamo tempi infiniti, ci stiamo muovendo cercando di accorciare i tempi, abbiamo un ulteriore incontro la prossima settimana. Chiaro, se quel tavolo lì si chiude perché non porta soluzioni, siamo disponibili a trovare strade alternative che portino sempre nella scala costi-benefici, il miglior costo per le persone e migliori possibilità di risultato per le stesse. Scusate, volevo dire una strategia, lei prima ha citato la giurisprudenza oscillante e delle sentenze che tengono conto di queste proroghe delle date di bilancio ministeriali o governative. L'anno di cui trattiamo, adesso il 2018, mi sembra di aver capito che quell'anno non c'è stata nessuna proroga governativa al riguardo. No, quindi, non c'è stata nemmeno nessuna sentenza favorevole. Cioè, quello che veniva detto prima è che è vero che le bollette pagate, cioè le bollette che arrivano l'anno successivo rischiano di essere impugnabili perché arrivano dopo, ma qui ci troviamo nella prima bolletta che fa parte dell'ultimo ciclo di fatturazione dell'anno precedente, quindi è una cosa diversa rispetto alla sentenza che veniva citata prima, correttissima, che però è un caso leggermente diverso. Ciò non significa che non si possa fare, ciò non significa che non tenteremo questa strada qualora fosse l'ultima razza, e che comunque non si scherza, nel senso non mandiamo le persone di fronte a una soluzione che rischia di costare più rispetto a un beneficio. Nel caso dell'eventuale ricorso pilota, non solo ricorrente, si è in grado più o meno di quantificare i costi? Guarda, se c'è qualcuno che vuole fare un ricorso pilota, l'avvocato Ghio è avvocato, una puntualizzazione, le bollette sono così alte
perché nella prima bolletta che vi è arrivata c'è tutto l'aumento retroattivo del 2018, cioè in un'unica bolletta è stata caricata tutto l'aumento del 2018. Aspettate un attimo, prima cosa. Seconda cosa, si parlava dei costi. Noi ad esempio abbiamo detto, noi abbiamo degli avvocati che sono dentro il nostro gruppo e l'avvocato ha detto guarda, la class action non è possibile. Quindi è chiaro che io come avvocato devo fare 300 comunicazioni, mentre io prendo 300 dietro, 300 comunicazioni, tutto quanto, e quindi è chiaro che, ma ci sono dei costi fissi. Al giudice di pace, solo presentarla la cosa, costa 43 euro più 8 euro di voto, 50 euro, 50 euro. Poi dopo se vai sulla Camera di Commercio mi pare che costa 37, quindi ci sono dei costi fissi, quindi è chiaro comunque che non è che io sto dicendo beh no, costa 50 euro, assolutamente, bisogna. Lei prima diceva, se non ho capito male, che se riusciamo ad avere una sentenza di primo grado di un giudice di pace, mi corregga se sbaglio, l'ATO la valuta e a quel punto per motivi anche di danni erariali, eccetera, se ho capito bene, per un fuori ridicolo, una pilota se costa così poco, ce ne metto io 50 euro che non c'è niente per aiutare dolce. E questo va fatto, magari aspettiamo un attimo i tempi delle associazioni, compresa la nostra. Allora, dammi l'ordine però, se non ci sono. Allora, voglio farvi presente una cosa. La domanda che faccio, scusate, la domanda che faccio all'avvocato e alle associazioni, intanto le bollette si pagano o no? Certo che si pagano. Io consiglio di fare, allora, la carta di servizi, abbiamo noi proposto, un mio collega di qui, della Comarche, ha proposto il modello di reclamo, noi abbiamo una carta dei servizi, la carta dei servizi che prevede proprio l'articolo 9, scusate, la carta dei servizi che mi sono letto velocemente perché sono stato informato oggi pomeriggio di questa protezione, sono venuto, ho letto frettolosamente, la carta dei servizi di cui sono anche, se mi consentivo, un esperto perché ho fatto uno studio con la regione che ci ha dedicato dei mesi. La carta dei servizi all'articolo 9, mi sono letto, prevede delle modalità di comunicazione, e siamo nei temi di cui parlavamo, di uno dei vizi, la comunicazione di queste tariffe. Quindi la carta dei servizi prevede la possibilità del reclamo, che non costa nulla, quindi inviare intanto dei reclami da parte di coloro che hanno ricevuto queste bollette e non costa nulla, non fa altro che la distribuito io, andiamo avanti, l'ha già distribuito, è un fatto che va fatto. Poi io penso questo, se veramente c'è un legale che propone una tariffa, mi auguro moderata, e ce la dice, che fa un ricorso per uno di voi, pilota, io credo che sia quella la strada che comunque vada fatta, che non serve nient'altro che favorire dal punto di vista strategico anche le iniziative che i colleghi delle altre associazioni possono fare. Se l'ATA vede da una parte le associazioni, da una parte un ricorso per cui l'ATA è costretta a tutelarsi, a difendere un legale in quel giudizio, io credo che poi se l'amministrazione vuol chiedere anche un tentativo nell'esercizio dei poteri di autotutela, visto che ci sono dei dubbi, anche una richiesta che in autotutela annullino queste cose, è un'altra strada che non costa nulla, credo. Grazie. Io vi faccio presente un'altra cosa, che non è emersa chiaramente dalla sotterranea. Oltre alle vittime che siamo tutti noi, in quanto detto, in quanto dobbiamo parlare con le lette, qui c'è un'altra vittima che è più sottile, adesso ci dà meno fastidio, però in prospettiva è anche più grave, che è il nostro futuro. Perché? Cosa sta succedendo? Sta succedendo che con questa politica tariffaria applicata dall'ATO e insorta negli ultimi due anni, c'è una strana analogia con quello che è successo con la nascita dell'Unione Europea, che ha applicato, che è andata con la moneta unica, che ci ha fatto incazzare tutti perché ha provocato un aumento delle tariffe, ha provocato un aumento del costo della vita. Qui sta succedendo esattamente la stessa cosa. Un organismo che è nato
con degli altissimi valori reali, perché la fusione della gestione dell'acqua è nata perché i bacini idrografici sono gli stessi, perché dovevamo difendere la nostra acqua, quella del Nera, che non andasse fuori da qui perché c'era questo rischio, perché dovevamo aiutare le popolazioni dell'entroterra, i paesini piccoli, a fare gli investimenti sugli acquedotti, e contemporaneamente, perché dovevamo essere aiutati a depurare l'acqua che va a finire sul mare, il nostro mare, quindi per degli altissimi motivi reali, si sta invece riducendo a mettere i civitanovesi contro gli altri, e magari altre volte succederà anche altri cittadini di altre città contro altri, perché ci fa arrabbiare per le tariffe. Il dibattito che c'era fino a 2 anni fa era quello, diminuzione delle perdite, e questo comune dal 2012, come è stato accennato, al 2017 è passato da una perdita del 56-57% a circa il 43% di perdita dell'acqua. Una produzione del collettore fognario che ci avrebbe ripulito la costa, il mare, di questo abbiamo lasciato durante l'eredità, questa amministrazione non se ne sa nulla. Abbiamo lasciato il progetto per fare il collettore fognario e si è bloccato. E poi difesa dell'acqua del Nera, che dovevamo impedire che andasse nell'Armonetano. Adesso noi, con quello che stiamo, che purtroppo siamo costretti a dibattere, noi stiamo perdendo, purtroppo, che presi dal contingente e dall'incazzatura che questo ci produce, stiamo perdendo purtroppo di vista il futuro. Quindi noi abbiamo questa vittima. Il futuro vuol dire acqua più pura, meno inquinamento e una gestione più equa per tutti. Quindi ai nostri figli noi dobbiamo firmare e muoverci per la bolletta per noi, ma poi abbiamo questo altro motivo, che dobbiamo pensare ai nostri figli. E se questa politica continua così, e io faccio presente che il Comune Civitanova, io non ho votato per questo presidente, io ero della corrente che ha perso, perché c'era questo rischio, perché tra l'altro la corrente che ha vinto dentro difende in qualche modo il fatto che una parte dei comuni che hanno la gestione adesso, hanno una gestione mista pubblico-privata e fanno fatica a scrollarsela di dosso. Ma se noi continuiamo e avaliamo questo tipo e magari ci incazziamo per il contingente, perdiamo di vista il futuro dei nostri figli. Quindi avete due motivi di firmare, avete due motivi di protestare, noi abbiamo due motivi per agire, e agiremo indubbiamente anche per questo, perché io non voglio solo difendere i cittadinesi adesso, ma voglio difendere i cittadinesi del futuro. E se mi tocca a difendere la tariffa, cercare di abbassare solo, a fare una battaglia, quella che una volta si sarebbe detto una battaglia di retroguardia, io le battaglie del futuro non le faccio più, noi non le facciamo più, e che è gravissimo, ce lo perdiamo più. Tenete sempre questo. Aspetta. Galliano, andiamo in ordine, se no, veloci. No, io volevo dire, qui mi pare che le strade sono tre, non due. Una è il ricorso del privato, che potrebbe dire io faccio ricorso ed è un, potrebbe venire fuori la sentenza pilota che aiuta tutti, e fino a qui va bene, però questa è una decisione che non è assembleare, è singola. C'è l'atteggiamento del sindacato, dei consumatori, che dicono noi prima ancora di andare ad arrivare alla protesta, diciamo, legale, cerchiamo una trattativa, anche se qui io vorrei capire quali sono i termini della trattativa, Antonio. Nel senso, cioè, scusami, no, ma io lo dico, non è che tu me devi rispondere, lo dico io a testa, a voce alta. Perché se c'è l'illegittimità, la trattativa deve arrivare all'illegittimità. Non può esserci una strada intermedia. Non può esserci una strada intermedia, quindi il ricorso, la trattativa dell'associazione dei consumatori non può essere altro che quella di dire: guardate, io arrivo a farvi la causa se voi non ritrattate questa operazione. Vi spiego? Poi c'è la terza, che è quella della politica,
scusate un momento perché sennò le conclusioni ce ne stanno tanto. Poi c'è la terza, quella della politica, che dice: ragazzi, qui il problema è della città e quindi come tali noi vi chiediamo un appoggio per fare in modo che la politica, cioè il sindaco di questa città, faccia un'azione di recupero di una scellerata decisione che ha preso, che ha messo in piedi, sapendo che tutte queste tre strade sono complicate. Quest'ultima è complicata perché gli altri sindaci, per motivi propri, non aderiranno perché hanno i loro vantaggi. La potrebbe fare il sindaco di Civitanova, ma si dovrebbe smentire, quindi anch'esso sarà difficile. Però sulla spinta di migliaia di firme dei cittadini non ho capito che cosa farà il sindaco di Civitanova. Questa è una strada. La seconda, ripeto, è quella del sindacato dei consumatori, che deve fare la pressione forte, ma è chiaro che anche la pressione del sindacato, se c'è e sa che c'è un ricorso legale già in corso, tutto questo ricorso legale in corso aiuta sia il sindaco a fare protesta e sia il sindacato a dire: guardate che principi, che tu tiri fuori i soldi per conto tuo se vai avanti e perdi questo ricorso, perché i danni amministrativi sono recati da una delibera illegittima che tu hai firmato e che il tuo presidente dell'ATO gli hai detto di firmare. Quindi questi tre passaggi sono tutti importanti e quindi ciascuno si muova a seconda delle proprie interessi in questa situazione: la politica da una parte, i consumatori dall'altra e i singoli dall'altra. I singoli, io dico, se 10 persone si mettono insieme e tirano fuori 100 euro ciascuno e fanno una causa, non 1000 cause, una causa a nome di uno, e tirano fuori sti 1000 euro, 2000 euro che li danno a un avvocato e provano a fare sta causa, poi la vince, la perde, la causa fra 5 anni, fra 4 anni, fra 6 anni, però è un elemento che sta lì e che, come noi sappiamo in Italia, dopo 10 anni viene fuori che chi perde quella causa poi ci va a sbattere la testa. E chi sa che quella causa sta in corso ci pensa prima di essere duro nei confronti dei cittadini che giustamente protestano. Bevilacqua. No, volevo chiedere una cosa, perché dalle cose che sono state dette mi è venuta questa domanda. Nella bolletta che è arrivata ovviamente anche a noi, c'è stato il recupero degli arretrati, giusto, del 2018, c'è stato il solito conguaglio perché noi paghiamo tutti in anticipo. Nel caso nostro particolare, la bolletta era 114,50, 70 euro di conguaglio in negativo per un totale che è di 44 euro. Allora io quello che volevo chiedere a voi signori consiglieri ed anche alle associazioni di categoria è: ma quanto paghiamo di anticipo all'ATAC? E perché dobbiamo finanziare l'ATAC tirando fuori anticipi? Cioè, non mi sembra una cosa del tutto regolare, perché ripeto, nel caso nostro, con tutti gli aumenti, quindi l'aumento della tariffa, la rideterminazione degli scaglioni e il conguaglio, ma ci hanno tolto 70 euro. L'aumento dei minimi, quanti soldi abbiamo? Stato detto, i minimi sono tutti aumentati. Il minimo, sì, ma c'è la 70 euro. Se voi la vedete, i minimi nella ristrutturazione della bolletta, il minimo è aumentato. Questo bisogna sapere i dati. Per esempio, io ti dico che bisogna fare un accesso agli atti, verificare, ma l'ATAC che non è facile ottenere i dati, sapere quanto è stato riconsegnato ai cittadini, detratto dalla bolletta come pagamento anticipato. Se sono cifre elevate, significa che in effetti c'è una procedura che versa all'ATAC prima del tempo soldi che invece dovrebbe essere versati durante il periodo. Io però, siccome voi andate via, volevo dire questa, che io ritengo la cosa più fattibile o immediata,
perché quando sento dire il sindaco va sul lato e protesta, lo diciamo per dire che è un'ipotesi teorica, ma dentro di me mi spiccio da l'orire. Perché? Non ci credo proprio. Ma perché? Ma se noi abbiamo detto, in quest'aula è venuto il presidente della regione a dirci se la conferenza dei sindaci per l'ospedale unico che ha deciso la Pieve con il suo voto favorevole, se riunite i sindaci, e lì c'era un interesse dei sindaci della montagna a portare via il loro territorio, in baricentro veniva l'ospedale a Montecosa, gliel'ha detto qui, se, per la regione, e l'ha ribadito anche l'altra sera, per la regione fallo su è uguale, fallo alla Pieve, fallo a Tolentino, fa dove si fa, dove decide i sindaci. L'importante è che il progetto va avanti. Questo ce l'ha detto ad un consiglio comunale sulla sanità e il sindaco doveva riunire i sindaci della montagna, non quelli della costa che è minoranza. Cioè nelle istituzioni bisogna capire qual è il funzionamento. Se c'è una scelta, la scelta è presa. Se quella scelta non ha prodotto un costo, se non c'è la Corte dei Conti e quant'altro, per cui è in itinere ma non ha prodotto l'efficacia, un costo, allora tu puoi anche bloccarla, modificarla, ma chi è che la modifica? La stessa assemblea che ha preso quella decisione. C'è la mica, non ha riunito mai i sindaci della montagna, capito? Non l'ha riuniti mai, per cui quando io penso che c'è la mica va su e dice adesso bisogna la decisione, cioè vabbè, cappuccetto rosso è cappuccetto rosso, è una strada che chi vivrà vedrà. Come ci ha risposto qui, ha detto ma l'altro ci ha detto che è legittima, ha detto una serie di cose non vere che io gli ho contestato stasera facendo sentire quello che lui ha detto e facendo vedere i documenti che erano diversi, perché parlava del 6-8 sulle planimetrie, sulle slide che sono state presentate ai sindaci prima dell'assemblea. Se parla del 9-8, per cui di che stiamo parlando? La moltiplicazione che dicevo prima, per cui però noi lo chiederemo, perché la politica ti impone che un sindaco glielo devi chiedere. Per come ci ha risposto, il tempo che passa, o apri subito una vertenza con l'ADO, o altrimenti il l'ADO adesso, come dire, mi pare di vederlo, farà qualche aggiustamento, rivedrà la tariffa, però il problema è che c'è un contratto firmato dall'ATAC e l'ATAC questi soldi li deve dare altre aziende che già hanno emesso o emetteranno le bollette considerando la cifra che gli dovrà entrare, per cui a diminuire. Parliamo dei soldi, non è che parliamo dei chiacchiere. Vi ho detto pure che a ottobre hanno deciso, ma l'esecutività di quella delibera che ha deciso la tariffa non, hanno dovuto rifare una nuova assemblea dei sindaci del lato per ratificare il contratto perequativo dove le aziende si sono impegnate, perché le altre aziende non si fidava di una delibera che strutturava la tariffa, ma non c'era un impegno diretto delle aziende. E allora dice io te l'approvo, metto le tariffe di meno, poi se Civitanova per qualsiasi motivo non mi paga, su che la vincolo? È la vincolata. Per cui stiamo a parlare di cose che hanno giuridicamente un valore, che parliamo dei soldi, dei corte dei conti, non è, cioè, c'è gli organismi che decide. Se poi non lì abbiamo le persone che o non ci capisce o chissà o non ci va o è superficiale o io, ognuno lo dica, adesso io non, su questo non sono moderato, anzi sono molto deciso, però su questa assemblea dei cittadini, siccome parliamo di un problema concreto, mi interessava vedere le vie d'uscita. Pio atto dell'associazione di categoria che si muove in quella maniera, vedremo i risultati, d'altronde deve difendere i consumatori. L'importante è che le politiche dei tempi lunghi non annacqua tutta la situazione. Io mi permetto di dire questo, cioè qui bisogna capire se c'è una volontà di diminuire quell'arretrato, di toglierlo o no. Ma se anche lo togli, che l'altro dice che lo togli, deve chiamare tutte le altre aziende, tutti gli altri comuni per dirci li dovete mettere voi i soldi. Te la immagini? Se io ho, te la immagini? Non è. Allora la soluzione che prospetto stasera è l'unica che può essere praticata, perché i soldi ci sono, perché elimina tutto il contenzioso e perché si carica
dell'arretrato l'ADAC che paga le aziende, però nel 2009 il problema rimane sia che l'ADAC paga o paga i cittadini, la tariffa 2009 rimane, c'è da rivederla, faremo la battaglia, ma al lato ci va il sindaco, d'accordo? Il sindaco